Come da copione, la Secortona fa il suo dovere e, pur faticando nella prima frazione solo per l'impatto psicologico, riporta un 3-0 secco da Mondovì e scavalca nella lotta salvezza il Portoviro fermato dal Covid. In arrivo per l'ultimo turno una vera e propria rivoluzione del calendario perché si giochino tutte le gare in simultanea. Contro il Castellana Grotta, infatti, se ne parlerà non più domenica 3, ma giovedì 7 aprile alle 20:30, garanzia della regolarità del campionato. Quanto al match in Piemonte, da segnalare le ottime prestazioni di Fabi e Ferrato, bravissimo in regia quest'ultimo e con 5 muri punto nel suo carniere, niente male per un palleggiatore. In A3 senza storia il successo dell'Abba Pineto a Bologna, un 3-0 a senso unico, con Capitan Calonico recuperato a tempo pieno, seconda piazza in solitaria, ma per confermarla bisognerà espugnare Fano e non sarà semplice come contro i Fezzinei. In A2 femminile altro exploit nei play-out per un eccellente Altino che ha liquidato nelle belle immagini di Scaricaciottoli il Club Italia con un 3-1 entusiasmante. Tutte le ragazze del Press Papa ben oltre la sufficienza, ma un plauso speciale in più al duo Gatto Spicocchi. In B maschile perde di nuovo l'Alba, mentre il Paglieta sfiora il gran colpo perdendo al tiebreak contro il Forte Genzano, guadagnando comunque un punto sul Pomigliano, incredibilmente battuto in casa dal Marino, prossimo avversario degli abruzzesi di De Angelis, già da tempo retrocesso. In B1 femminile da archiviare in fretta il pesantissimo e impensabile capitombolo della Teatina nello scontro diretto a Iesi. In B2, in pausa la Cetias Montesilvano, il Teramo scivola di nuovo al tiebreak con la Bestia Nera Fasano, mentre una discreta Annunziana Pescara cade nel match salvezza contro il Bisceglie. Causa Covid, rinviata Gada Pescara 3 Corridonia.